Mercoledì 10 maggio 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Vi ricordo il numero di telefono al quale mandare i vostri messaggi vocali e WhatsApp, che è il 366-111-2964. I vostri messaggi li ascolteremo domani dalle 18.30 con la compagnia della live per parlare di tutti i temi di questo derby, perché ci siamo. Questa sera Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro per la seconda semifinale di Champions League ed è naturalmente il tema portante dei quotidiani sportivi, insieme ad altre notizie come ad esempio il pareggio ieri sera tra Real Madrid e Manchester City e poi alcune anticipazioni sulle gare di domani, perché domani si giocano le semifinali di Europa e di Conference League, sempre con squadre italiane impegnate. E allora andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali. Cominciamo da Marca e quindi andiamo in Spagna, perché ieri sera si è consumato il primo dei due confronti tra il Real Madrid, campione in carica, e il Manchester City, che da molti è accreditato come la favorita per la vittoria finale. Finisce 1-1 e la finale sarà all'Etihad, come scrive per l'appunto Marca. Naturalmente sui giornali spagnoli ci sono tutti i riferimenti alla partita di ieri, e quindi c'è ad esempio questo scontro incontro tra Vinicius e Haaland. Uno è stato protagonista e l'altro invece no, con il gol che ha aperto le marcature. E qui invece vedete in questa foto su Sport la foto di Kevin De Bruyne, che ha trovato il pareggio per il Manchester City. E andiamo ai quotidiani nostri, cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, che apre naturalmente sul derby. Champions ti bacio io, con questa foto dei due attaccanti. Da una parte c'è Giroud, che la coppa l'ha baciata già veramente, dall'altra parte c'è Lautaro, che invece l'unica coppa che ha baciato fino adesso, così en passant, è quella di campione del mondo. E quindi insomma parliamo di due bei giocatorini, eh? Super derby Milan-Inter per la finale, atto numero 1. L'Europa a Milano, perché non è strano, il commento di Luigi Garlando. San Siro, ore 21. Storia e stelle, benvenuti al duello dei sogni. Rossoneri con la spinta della tradizione, i nerazzurri sembrano più in forma. Martedì il ritorno. E qui i temi: da una parte le mosse rossonere con Leao che ci prova fino all'ultimo, Bennacer il segreto di Pioli, un incasso mai visto, la notte record di San Siro, oltre 10 milioni di euro. Dall'altra parte invece le mosse nerazzurre, non ci nascondiamo, e Inzaghi scatena Lautaro. E poi l'altra semifinale, Real City 1-1, De Bruyne replica Vinicius, pari tra Ancelotti e Pep. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo al Corriere dello Sport, che insomma si è andato a studiarsi proprio un titolo, no? Cercando di Derby Istanbul. Comunque vabbè, Derby Istanbul. La notte di Milan-Inter, vale mezza finale di Champions in Turchia. Giroud c'è, Leao ci prova, Lautaro in coppia con Dzeko. Pioli dice possiamo battere tutti, Inzaghi dice la gara più importante, doppio regista Brozovic e Çalhanoğlu. Dal centro vedete le emozioni a Madrid, Real rimontato 1-1, Ancelotti fa tremare Pep, De Bruyne salva il City, campioni che scelgono le partite, l'editoriale di Ivan Zazzaroni. A destra altri temi come ad esempio il futuro del Napoli inteso come guida tecnica, ma non solo, perché si parla molto in queste ore del direttore sportivo, si parla molto di giocatori, insomma come il Napoli ha vinto lo scudetto praticamente sembra che debbano smembrarlo, perché Spalletti se ne va, Osimhen se ne va, Kim se ne va, Giuntoli se ne va, e insomma sarà così, no? Accidenti. L'offerta di De Laurentiis con ingaggio big per anche 2 anni in più, oltre al rinnovo automatico via PEC, la nuova modalità insomma, ma sappiamo che con De Laurentiis tutto è un calcio particolare, però vincente, visto? Oh, Elkan vota Giuntoli, vedete, sarà lui a scegliere, dice l'Europa League. Intanto domani Juventus contro Siviglia, e la Juve deve fare attenzione perché sappiamo quanto il Siviglia sappia come si fa in Coppa. Le parole di Milinkovic-Savic, uno degli uomini più deludenti nell'ultima partita di campionato. Il 3-5-2 mi piace di più, dice, mi sto divertendo a giocare con Sarri, ma l'altro modulo. E poi per il futuro dice, a Roma sto bene. Oliver l'ammazza Mourinho, 7 rigori contro in 6 anni, domani
Roma-Bayer, fa discutere la scelta dell'arbitro inglese, quindi si comincia già, diciamo, preventivamente a mettere le mani avanti per quello che riguarda Mourinho sull'arbitraggio. Vedremo se ci saranno davvero delle nefandezze domani. Oliver, insomma, è un arbitro anche di grande esperienza, nonostante abbia un bidone dell'immondizia al posto del cuore, questo ormai è conclamato e accertato da tutte le radiografie che sono state fatte negli ultimi anni. Tutto sport. Milan-Inter da impazzire. Real City show, che botti. Semifinali Champions, stasera a San Siro la sfida storica. Gol fantastici a Madrid, De Bruyne replica Vinicius, per Ancelotti è dura. Pioli prova in extremis Leao, Inzaghi, il top della carriera. Dall'Arabia nel frattempo 600 milioni per Leo Messi. Al centro vedete qui l'uomo del momento, l'uomo mercato, ma non perché lo fa, ma perché lo è, Giuntoli. Anche Elkan conferma gli indizi sul prossimo DS bianco-nero. Juve è sempre più vicina all'architetto del Napoli scudetto, che sa già quali priorità gli verranno date: cedere gli esuberi, rinforzare la squadra con talenti a ingaggio basso, gestire la situazione Vlahovic, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la prima pagina di Tutto Sport. Allora è il momento degli approfondimenti. Io direi, siccome sapete che insomma è un po' la nostra tradizione, noi partiamo sempre dal calcio giocato e quindi partiamo dalla partita di ieri sera e poi andiamo a vedere tutto, ma proprio tutto, su quella di stasera. E allora, Real City pari tutto, anzi tutto pari. Ecco qui la Gazzetta dello Sport. Vinicius, De Bruyne, colpi da campioni. Ancelotti in gabbia, il genio di Guardiola. I campioni d'Europa sono superiori ma si fanno riprendere. La qualificazione si decide a Manchester. C'è stato anche un episodio, fra virgolette, contestato, nel senso che prima del gol del City il pallone di Bernardo Silva è stato recuperato, ma probabilmente aveva già varcato la linea, almeno questa della ricostruzione computerizzata che è stata fatta per mostrare che il pallone di mezzo millimetro è andata così. La vita è anche questo. 6-7 al Real Madrid, il voto della Gazzetta dello Sport, che, parlando di Ancelotti, ma in generale del Real Madrid, scrive Filippo Maria Ricci: una partita piena di cose, prima la difesa attenta, poi il movimento dei centrocampisti e quindi la pressione psicologica su un avversario stordito. È mancata solo la vittoria. Per quel che riguarda invece il City di Guardiola, la sufficienza arriva per il pareggio, ma la partita del City è piena di ombre. Ottima partenza, il calo e l'improvvisa paura come un anno fa. Non fa cambi e la squadra ne aveva bisogno. E questa è l'analisi della gara di ieri. E veniamo dunque alla notte dei sogni, perché così scrive la Gazzetta dello Sport. È proprio vero, questa sera a San Siro torniamo tutti indietro di 20 anni, insomma torniamo indietro al 2003, quando si giocò la prima semifinale tra Milan e Inter, il primo confronto europeo tra Milan e Inter, che si sarebbe replicato qualche anno dopo, ma in una circostanza diversa, nei quarti di finale. Quindi la notte dei sogni, San Siro, ore 21, derby da brividi, Pioli con Salemaker, se Leao non ce la fa, Inzaghi punta forte su Lautaro. Abbiamo parlato questa notte, diciamo, delle questioni tattiche della partita, e dunque qui vedete l'Inter che potrebbe giocare così, con sicuramente in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni, sicuramente Dumfries e Di Marco esterni, sicuramente Dzeko e Lautaro in attacco. In mezzo la Gazzetta mette Barella, Brozovic e Mkhitaryan, che secondo le mie informazioni è il centrocampo più probabile. Altri danno invece ballottaggio Brozovic e Çalhanoğlu, addirittura Çalhanoğlu al posto di Mkhitaryan, ma la vedo improbabile. Per quel che riguarda noi invece sembra tutto fatto, poi vedremo insomma, come dicevamo stanotte, le posizioni di Salemaker e di Brahim Diaz, i movimenti di Giroud su Bastoni e tutto quanto. Comunque questo è il confronto, vedete, 7 vittorie in Champions per il Milan, 3 per l'Inter, 11 finali per il Milan, 5 per l'Inter, e le partecipazioni sono 30 a 24 per quel che riguarda i rossoneri. E dunque questa è la pagina introduttiva, e poi naturalmente ci sono tutti gli approfondimenti. Allora, Milano chiama Europa. Milan e Inter a voi, storia, stelle, stadio da record, non manca davvero nulla. Pioli al dubbio Leao e la spinta della tradizione, Inzaghi la certezza, Lautaro e la condizione migliore. Il calcio milanese ha sempre rispecchiato la vocazione di una città europea e innovativa che vuole riprendersi il trono. E dunque Fabio Capello dice: questo derby sarà il derby dell'attenzione, perché ci sono giocatori di ottimo livello che ti possono castigare. Sono assolutamente d'accordo con Fabio Capello, anche secondo me saranno due partite molto, molto tirate, indubbiamente. E poi ci sono tutte le mosse tattiche.
mossa contro mossa. Da una parte Bennacer 3 in 1 è il segreto di Pioli, ma la chiave è Leao e Pioli dice favoriti loro? No. Se sta bene, gioca, parlando di Rafa. Ieri ha corso, però forzerà soltanto oggi. Il tecnico ci crede e dice possiamo battere tutti. Dall'altra parte invece Simone Inzaghi e dice useremo la testa. Più Brozovic di Çalhanoğlu, oggi si decide, ma il tecnico ha pensato a una squadra su misura del Toro, noi a 180 minuti dal sogno. Di Marco dice nel 2003 ero a San Siro e da tifoso interista non ho bei ricordi. Domani però sarà in campo, che emozione da una parte. Dall'altra parte sarà la 236esima sfida tra Milan e Inter, il piano di Simone Inzaghi è quello di schermare Giroud e aggredire la fascia sinistra di Pioli con Dumfries e Barella. E questo il confronto tattico tra Milan e Inter per quel che riguarda i due tecnici, naturalmente. Poi c'è un altro confronto che è quello tra gli attaccanti, perché questa sera ci sarà ci saranno due reparti offensivi di grande esperienza, di grande qualità. Da una parte il campione del mondo Giroud e dall'altra parte lo straordinario Edin Dzeko. Eccoli qui, vedete, nel confronto dei gol senza tempo. Giroud, Dzeko, l'età è uno scherzo, così si scaldano i totem del derby. 9 del Milan e dell'Inter nati nel 1986, dai gol decisivi per Scudetto e Supercoppa all'incrocio di stasera, e uno poteva indossare la maglia dell'altro. Con la doppietta in nerazzurri è nato il coro per Olivier, spero di girarmi ancora. Dall'altra parte Edin è stato tentato dal diavolo, ora ha superato Lukaku nella notte più importante. E devo dire la verità, da milanista e da grande stimatore di entrambi, sono molto contento di avere Olivier Giroud nella mia squadra e sono molto dispiaciuto di non aver avuto Edin Dzeko nella mia squadra ai tempi quando bisognava andare a prenderlo, i tempi prima che andasse a Manchester, prima adesso. Quel che è stato, scorriamoci il passato. Vediamo invece quali sono gli uomini da derby. Saremaker, Krunic, Darmian, Mkhitaryan, gente che lotta, duttilità, corsa, equilibrio e affidabilità. Sono le doti che uniscono i quattro giocatori del Milan. Vedete qui, ecco qui le foto di Saremaker che prenderà il posto di Leao molto probabilmente questa sera. Poi Rade Krunic, che è diventato un giocatore molto importante di equilibri e che darà anche una mano, secondo me, sulla sinistra a Calabria con Di Marco. E poi l'ottimo Darmian e lo stupefacente Mkhitaryan, nel senso che sta veramente, la sua avventura all'Inter è stata estremamente positiva dopo anni un po' anche di difficoltà fisiche, no? E adesso sembra veramente essere ritornato quello che aveva incantato all'Arsenal. L'intervista molto molto divertente a Sandro Piccinini che questa sera farà la telecronaca, vi ricordo, in diretta su Prime Video, ma anche su TV8, in chiaro per tutti, come è giusto che sia. Piccinini dice, se al 90esimo ti insultano tutti, hai fatto bene, dice Sandro Piccinini. In partite come questa bisogna sempre stare attenti, il tifoso pesa ogni parola e fatica a credere nella nostra buona fede. Se a fine gara ti arrivano insulti da entrambe le parti, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Dall'altra parte l'intervista a Riccardo Trevisani, che dice il derby non si vince con la tattica, ma con la personalità. Il segreto sta nel coinvolgere senza disturbare, davvero. Due ottimi professionisti, insomma, sono Piccinini e la storia della telecronaca, ma anche Riccardo Trevisani è davvero molto bravo, soprattutto da quando lavora, diciamo, con delle spalle, con delle seconde voci di un certo livello. Dove eravate nel 2003? 20 anni e non sentirli. Tecnici, dirigenti, politici, i guerrieri del 2003 sono ancora in trincea. Eccoli qui, vediamoli insieme. Io ve li dico senza leggere i nomi. Era Paolo Maldini, in alto a sinistra. Paolo Maldini, Cristian Abbiati, Andriy Shevchenko, Kaká Kalazze, Clarence Seedorf e Sandro Nesta. In basso ci sono Pippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Billy Costacurta, Rino Gattuso e Manuel Rui Costa. Dall'altra parte, invece, per quel che riguarda l'Inter, Maldini contro Zanetti, capitani Milan-Inter in quella semifinale, oggi sono rivali in tribuna e molto altro è cambiato, come il sindaco Calazze. Allora, qui dovremmo avere, in alto a sinistra, Cristiano Zanetti, Alvaro Recoba, Francesco Toldo, Marco Materazzi, Via Zanetti e poi dovrebbe essere Sergio Conceição. Poi in basso Di Biagio, Cannavaro, Cordova, Crespo e l'ultimo è Belözoğlu, Emre Belözoğlu.
Parla Braida che dice ho sognato e pianto, ora Tonali si rider, avrò davanti agli occhi gol di Sceva e il polpaccio di Abbiati finché campo, dice Ariedo Braida. Il Milan deve avere lo spirito che fa sognare, ma Leao è importante, se manca lui l'Inter è favorita. Tonali ha il furore gattusiano, non siamo tutti uguali di fronte agli ostacoli, altri cadono e loro no. Dall'altra parte Massimo Moratti che dice che errore Callon, ora Barella ci vendichi. Una delusione essere eliminati in quel modo, Inzaghi mi ha fatto cambiare idea, se non ci fosse Leao sarebbe una perdita grave per il Milan. Nel 2003 hanno pesato le assenze, l'Inter ricordiamo era senza Bobovieri, credo che sarà decisiva la partita d'andata quando ci sarà qualche spazio in più, dice l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti. E questi dunque sono i temi del derby di questa sera. Spostandoci invece in un certo senso a domani e quindi all'Europa League, andiamo a vedere cosa succede a casa della Juventus, perché come diciamo nelle copertine dei quotidiani pare che Giuntoli insomma sia molto molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Parla anche il Can che dice deciderà lui, ha tante opzioni. La D di Exor a Napoli per un evento della Fondazione Agnelli non dribbla le domande sul dirigente azzurro che presto vedrà De Laurentiis per concordare l'addio. E chi potrebbe essere il sostituto di Giuntoli a Napoli? Potrebbe essere Pietro Accardi, che adesso lavora ad Empoli. In arrivo Accardi può portare vicario in dote a Napoli. Dirigente verso i campioni d'Italia, Corsi dice non posso trattenerlo. E dunque questo potrebbe essere il nuovo Giuntoli, o per meglio dire il nuovo direttore sportivo del Napoli. Roma è sempre Roma, insomma. Oltre ad essere una delle città più belle del mondo, è anche una delle città più incasinate del mondo, da un punto di vista sportivo naturalmente, anche per questo signore qua. E questo signore qua si chiama José Mourinho, vedremo insomma se parlerà, che cosa dirà oggi. Nel frattempo intervista Rudi Völler, grande doppio ex, perché ci sarà Roma-Bayer Leverkusen. Allora Völler dice la Roma è compatta, ma Xabi Alonso sa anche difendere, due tecnici si somigliano, Mourinho porta l'euforia, il tifo all'olimpico si sentirà, mia moglie potrà cantare l'inno in romanista, ma se segnerà il mio Leverkusen, grande Rudi Völler, il tedesco volante cosiddetto, no? E qui le analisi, eccolo qui le foto, vedete, di Rudi Völler, che tra l'altro campione del mondo nel 1990, grandissimo giocatore, grandissimo attaccante. Intanto passi avanti, per modo di dire, comunque passi avanti per il nuovo stadio, sia al pubblico interesse, sindaco Gualtieri dice un gol per la città, c'è il via libera al comune con prescrizione e progetto pronto entro l'anno, domani incontro con i Fredkin. Insomma, di stadio è meglio che noi, è meglio che noi del Milan stiamo zitti e non ne parliamo, insomma. Bene, questo è quanto, anche perché il nostro patron cardinale ha detto che insomma, un paio di mesi facciamo le valutazioni su dove andare, ma è come su dove andare, ma non avevi già deciso, dai, non importa, insomma. Come diceva Einstein, solo due cose sono infinite, la stupidità umana e la costruzione dello stadio del Milan, non c'è dubbio. Bene, io vi ringrazio, vi ricordo il numero di telefono al quale mandare i vostri messaggi vocali, che è il 366-111-2964. Appuntamenti oggi a questo della giornata un po' a sorpresa, nel senso che forse ci vedremo in diretta prima della partita, ma non posso garantirvelo, quindi mi raccomando, occhio ai miei social per avere le informazioni, e in ogni caso ci sentiamo nell'intervallo questa sera e poi alla fine della partita. Buon mercoledì a tutti e che vinca il migliore, sperende no.